Ciao ragazzi e ragazze, lo so, non mi dite niente, ragazze, lo so che è un mese, mi sono resa conto che è un mese che non faccio video, ma stavo vedendo un poco su YouTube pure i video, qualche video. Allora ragazze, aggiornamento scrivania. Allora, devo sistemare un poco questo lato qui della scrivania. Allora, io non mi faccio vedere proprio tutto, mi faccio vedere il cassettino, poi dopo vi sposto sul mobiletto, quello lì rosa, quello lì che avevo fatto io. Io quel mobiletto l'ho dipinto io, l'ho fatto io, mostrava pure il balcone e l'ho dovuto lavare, pulire perché si era fatto pieno di polvere. Poi ho dovuto sistemare il lato di pallocchio perché aveva combinato un casino, pallocchio, infatti sta laggiù. Ho dovuto lavare a terra, ho fatto prima. Ho dovuto togliere tutte le cose creative perché stava pure il balconcino, quel mobiletto si era fatto una cosa che non si poteva vedere. Io non so che cosa mettere qua, tutta la cancelleria. Vi ricordate? Ora si è accappottato di nuovo tutto. Io ora ho messo in direzione questo qua, il mobiletto. Ho pulito. Allora, mo sto facendo un po' di pulizie. Allora, questa è la busta dove butto tutta la roba. Perché così butto direttamente, ragazze, tutto qua dentro. Allora, questo, vabbè, questo è come si chiama? Oh, mamma mia, un quadernone ad anelli. Questi sono dei libri che mi servono. Mettiamoli qua. Non lo so, spero che sto inquadrando. Non so manco se mi vedo io. Oddio, non so. Vabbè, sto con la tuta. Ma non so se mi vedo io, penso di no. Spero di no, perché mamma mia, non avete idea come sto. Allora, quindi qua buchiamo la roba, qua c'ho la sedia vicino, perché io ho inquadrato qui, quindi queste, madonna mia ragazze, non avete idea che ci sta, mi sento male, perché poi devo vedere, io non sono, non so se i trucchi li metto lì con la cassettiera, però perché io tengo pochi trucchi, ragazze, veramente si contano con le dita, quindi tengo solo una cassettierina con i trucchi, quelli che uso di più, infatti devo fare un po' di provvista di trucco. Piano piano, allora questo è un altro quaderno, mettiamolo qua. Mamma mia, ma come faccio a sistemare tutte queste cose? Il metro, mi sento male. Allora facciamo. Ma poi non si capisce niente. Tengo 40.000. Guardate, blocchetti, blocchettini. Questo che cos'è? Questo si può strappare. Ecco qua. Questo che cos'è? Ah, questi sono i curriculum, non si possono strappare. Questo si può strappare. Questo è un altro quadernetto. Questi sono blocchetti. Ma no, ma quanta roba inutile. Questo non si capisce. Non so manco se sto riprendendo. Ecco qua. Questi sono tutti i fogli che uno può scrivere, mica posso buttare i fogli bianchi. Ok, qua in un quaderno tutto consumato. Ah, dove scrivi i curriculum non me ne importa proprio più. Poi, qua mettiamo, io non lo, spero che si sta registrando qualcosa. Quella non è che sta proprio incasinata perché io l'avevo fatta già la sistemazione. Non è che sta proprio, vedete, è proprio disordinata. Però quando tengo tutti questi foglietti, non si capisce niente questi foglietti. Vedete, non è proprio disordinata. Sono questi foglietti che bisogna, li devo sistemare un po' meglio. Questi non si possono buttare. Questa qua, quest'altra la mettiamo qua. Ecco qua. Vabbè, io mi pensavo peggio, ragazze, stava a suo passetto. Allora, e questi sono tutti i fogli che posso scrivere gli appunti quando vado a fare la spesa. Questa è una co quella cosa che mi feci vedere orrenda, mamma mia, brutta assai. Vabbè, ragazze, mi pe pensavo peggio il primo cassetto. Allora, quello è sulla scrivania, ragazzi, vi devo far vedere. Il secondo, aiuto, ci sta questo. Allora, io questi qua, questo qua con tutti i pastelli dentro, le penne, lo voglio mettere là, da quell'altro lato.
Poi questo, pure ci sono un sacco di quaderni dentro i curriculum, dove mandavo i curriculum. Per esempio, questa è la carta, la voglio mettere là, la carta della stampante che poi non funziona nemmeno più, perché si è rotta la stampante, questo si può buttare. Questi, ma no, quanti quaderni aperti, questo è per pulire di là, questo è per pulire lo schermo del computer. Questo... Aiuto! Sono questi, questi e questi, pure li voglio mettere là. Vabbè, pensavo peggio, devo dire la verità. Ecco qua. E il terzo cassetto che c'è? Madonna, se mi sto vedendo pure io. Vabbè, il terzo cassetto no, ci sono la scatola che tengo tutte le bollette dentro e poi niente, non c'è niente là. Allora. Vediamo, aspettate ragazze, ma a me secondo me mi avete visto, io sono convinta di questa cosa. Secondo me mi sono inquadrata pure io, penso proprio di sì. Allora ragazze, questo è il mobiletto che io che tengo a fianco. Vedi, questo qua, questo io l'avevo fatto io. L'ho fatto, cioè papà, mio padre, mi portò questo mobilettino che teneva a casa sua a Chiaiano. Era tutto marrone, vedete come sta sotto tutto marrone. Poi io l'ho dipinto tutto di rosa, ci ho attaccato love e l'ho fatto un po' tipo stile shabby, come si dice. Però ora stando fuori il balconcino, si era un po' rovinato, si era un po', si dovrebbe ripassare un altro poco con la vernice rosa. Per farlo un poco più, come si dice? Vi faccio vedere, vi alzo la telecamera. Vedete il casino che sta sulla scrivania? Mamma mia, io questo, a me non piace tenere tante cose sulla scrivania, perché quando faccio i servizi devono stare i mobili vuoti. Allora, la cassettiera, la vedete quella cassettiera arancione? Io là dentro stanno solo i trucchi miei perché ho pochi trucchi. Poi ho regalato pure un sacco di palettine, non mi fate pensare perché non pensavo che all'improvviso mi veniva questo fatto che mi piace il trucco, bello buono, mi piace truccarmi. Non so se seguite i video della Winique. Da quando sto seguendo quei video mi è venuta la fissa del trucco, del make-up. E io invece poi ho regalato queste palettine e quindi mo ne tengo veramente solo due. Ne tengo soltanto due, tengo un 07 di Lavon, Bottega Verde, Avon, qualcosa dell'Yves Rocher, quindi ci ho poco proprio, tengo veramente poco, palettine ce ne sono solo due. Meno male che quelle me le sono tenute e non avevo idea, quindi ho fatto questa cosa e vabbè pazienza, non fa niente. Non pensavo che mi veniva questo fatto di truccarmi. E quindi ho poche cose ora, però non so se dovevo... A voi, secondo voi, ciao Erika, ti mando un bacio. Erika, secondo te, no? Rimango direttamente nella cassettina, visto che sono pochi per il momento, o me li metto sistemati nel primo cassettino? Dico, ragazze, secondo voi, perché poi io qua vi faccio vedere che qua metterò lo specchio di mia madre, pure come ricordo, questo specchio bello che mi aveva regalato mamma. Così sulla scrivania, perché poi è tutta vuota, non mi piace e quindi avevo intenzione di mettere lo specchio di mamma qua. Però, siccome è comoda la cassettierina, perché io la cassettiera la apro molto più facilmente rispetto al cassetto, poi se mi aumentano i trucchi mi prendo pure il cassetto. Nel frattempo io metto tutte quelle cose che stanno là sopra, mamma mia, che non riesco a guardare più. Quindi facciamo così. Poi scrivetemi giù nei commenti come vi piace di più, ragazze. Aiuto, si è vista pure la mia mano. Mamma mia, mi sto litigando io e la telecamera. Ecco, perché non mi voglio... Ecco qua. Non fa niente che mi vedete a me passare. Allora, questi sono tutti i fili... Mettiamoli qua. Perché per me il cassettino sarebbe molto meglio per mettere le chiavi. Allora... Questo è perché sto facendo la dieta, ragazze, per ingrassare, tutto il contrario, ci sta pure chi vuole ingrassare. E quindi qua tengo le ricette. Questa è la Midori che mi regalò Ettina, che non fa più video, mi sembra ora.
Che peccato, era troppo brava. È quella della Midori della gratitudine. Poi, qua che c'ho. Poi, ragazze, tengo. Questo è un altro quadernetto. Aiuto! Ah, qua stanno le bollette. Perché così qua metto pure le bollette sotto controllo qua. Questo invece è Lise. Ah no, questo lo metto qua. Lise lo metto qua. Come si chiama quel coso? Questo si deve buttare. Questo non mi interessa. Questo. Ah, questa è una fascia. Me la metto qua perché tanto c'ho lo spazio. Poi, i tic e tac nel cassettino. Questo per i bigliettini, qua. Le chiavi di casa, qua. Che io perdo le chiavi, ragazze. Le chiavi di casa di Chiaiano, di mio fratello, qua. Poi, portachiavi. La pila se se ne va la luce. La mia penna. Ah, Madonna mia, che fa. Aiuto! Da qua che non esce più la penna, la mia penna, la penna, una penna, i fazzolettini qua. Poi qua tengo il piattino, vedete, tengo il piattino, faccio di da vicino qua, tengo questo piattino. Ma com'è brutto quando uno non si vede. Allora, questa è l'anellino di Gesù, il Padre nostro sopra. Vi faccio vedere qua. Tengo questa con la manina di Fatima. Bella, questa me la sono fatta io. Ho messo qua questa perla che mi aveva regalato Monica, un ciondolino. Questa infatti è proprio della, non so qual era la marca di questa perla. Non mi ricordo, è troppo bella, infatti non so manco se è vera, vi dico la verità. E questa l'avevo comprato la manina di Fatica, ma avevo preso il ciondolo al mercatino. La catenina l'ho messa io. La catenina deve essere una catenina di Nadia che mi aveva dato Nadia. Poi vabbè, questo è il rosario. Questo è il rosario che ho fatto io e me lo metto sempre. Mamma mia, 3 ore per fare questo rosario. E poi vabbè, c'è un paio di orecchini dentro. Un paio di orecchini. Vabbè, poi ci sono degli spiccioletti. Questo qua lo voglio mettere qua. Allora, quindi nel primo cassettino, come avete visto, ecco qua. Nel primo cassettino, quindi tengo tutte queste cose. Allora, questa qua è l'agenda, ragazze, che io la sto usando quando vado, per esempio, da mia sorella Monica. Quando ci vado a fare qualche servizio a lei, e quindi mi scrivo i servizi che ci faccio. A volte ci vado a fare la spesa, a volte faccio un'altra cosa, quindi delle cose per aiuto mia sorella. Ah, ecco, è uscito. Questo è il rossetto Euro Sheet che tenevo appresso. Mettiamo i rossetti. Poi c'ho 2 di Bottega Verde. Ci sono altri 2 della Euro Sheet, stanno nella borsa, non mi ricordo dove. Qua stanno le palettine. Ah, mettiamo qua i rossetti. Ma ci manca quello. Ah, tengo 2 euro ancora nelle borse e pure l'Avon devo tenere nelle borse. Mettiamo qua la fascia. Quindi sono poche le cose che tengo. Cioè, se dovesse. Meno male che io scendo. Diciamo che fisso scendo il giovedì e il sabato io. Poi scendo di fronte a fare la spesa. Naturalmente, ragazzi, di fronte non è che io mi trucco. Già non mi truccavo proprio pure quando andavo da Monica, invece ora mi sto truccando. Poi tengo, abbiamo svuotato questa qua. Evviva! Poi vediamo qua che ci dobbiamo mettere. Magari questa. Allora, chiudiamo il cassettino e magari questa la metto qua. Allora, vabbè, questo è il borsellino mio che me l'ha regalato Nadia e ci metto. Lo uso proprio dell'Avon, questo qui che me l'aveva regalato Nadia. Infatti mi piace troppo, mi piace tanto perché questo è comodissimo, ragazze. E quindi tengo tutto qua dentro. Ora ieri avevo fatto la spesa, mi avevano portato l'acqua e quindi ho preso il borsellino. Allora, questo qua abbiamo detto che cancelleria. Ah, ecco, mettiamo, lo metto qua dentro. Quindi lo metto qua dentro. Allora, questa è la dieta che sto facendo, vedete tutte le cose che io mangio per
ingrassare, vedete? Tengo proprio scritto la dieta, quello che devo mangiare. E poi volevo informare di una cosa, se non lo sapete. Siccome Monica, mia sorella, sta facendo la dieta per dimagrire, Monica, mi ha fatto installare sul telefono, ragazze. Vi prego, ho detto, cioè, mi avvisa di tutto. Mi avvisa di tutto, ragazze. Mi avvisa questo fa, mi avvisa proprio di tutto. Allora, ragazze, vedete, si chiama Wazio. Wazio, e me l'ha fatto installare. Guardate, vedete, si apre. Io ho, vedete, io devo arrivare. Il mio obiettivo è quello di arrivare a 53 kg. Ora sono proprio, cioè, è meglio che non ve lo dico quando peso. Quindi sarebbero 1710 calorie, 1710 e devo raggiungere. Vedete fino ad ora quanto ho messo da stamattina, 680 calorie. Devo arrivare a 1710, significa che io so, devo aumentare, perché sono sottopeso io, ragazze, avete capito? Quindi devo mettere altri 1030. Ma è troppo bella, ragazze, scaricatevela, perché mia sorella invece fa tutto il contrario per dimagrire. Cioè, quindi chi vuole ingrassare e mettere massa, ci sono delle domande che ti dice il programma, questo qui. Vedete quello che ho mangiato da stamattina? Poi c'è il pranzo, la cena, gli spuntini, la camminata. Quante volte ho bevuto? Sto proprio in ritardo perché ho bevuto due bicchieri, mettiamolo, non l'avevo scritto. Vedete, vi dice pure, bevi un po' di acqua durante il prossimo passo e potrai migliorare la digestione e sentirsi, cioè, questo programma ti dice proprio quello che devi fare. Dice, mentre mangi, bevilo un altro bicchiere. Poi, per esempio, che ne so, bevi l'acqua perché è contro lo stress. E quindi io devo bere fino a stasera, io ci arrivo perché comunque mi faccio le tisane, mi faccio la camomilla, quindi comunque è acqua che bevi, perché solo con le tisane. Con la tisana il pomeriggio e l'acqua e la tisana la sera, io vado a bere già quattro bicchieri d'acqua. Quindi devo pure bere po', ce la faccio a bere io. E quindi, ragazzi, scaricatelo, è troppo bello questo coso. Infatti ho detto, Monica, mamma mia, me lo potevi dare, questo coso. Comunque, e niente, ragazze, andiamo avanti. Poi qua, ragazze, tengo il tablet. Io senza il tablet non vivo. Quindi il tablet me lo metto qua. Perché non vivo, perché io mi vedo i video quando mi scoccio di stare qua, ragazze, sul computer. Vedete la postazione com'è bella già? Guardate, senza tutte quelle cose che stavano. Io non sopporto, vi ho detto, la confusione. Non so manco se lo specchio di mamma mi piace, me lo dovete dire voi. Se vi piace che metto lo specchio, oppure perché poi io il tablet ora l'ho messo là, ma di solito lo posso mettere pure nel cassetto perché mi dà fastidio che si vede la roba che si vede. Io, sui mobili io non voglio tenere niente, quando faccio i servizi devo fare flash. Allora, questa qua è un'altra agendina che me l'ha regalata Nadia, ma no, tutto Nadia mi regala, troppo bella. Allora, questo è per scaricare i video. Mamma mia, sto ragazzo, sento caldo. Questo si può buttare, questo si può buttare. Cose che non ci servono, buttiamole. La molla no, stavo buttando pure la molla. Questa è la mia agenda dove mi scrivo tutto, se no bollette, cose. Allora, qua ci sono delle bollette. Ah, questa è la. Allora, qua c'è la luce, la dilazione che mi deve arrivare. Quindi queste qui sono cose che io dovrei tenere dentro a. Mettiamole qua, però poi dopo me le devo organizzare meglio le bollette. Le bollette devono stare sotto controllo. Allora, questo qua è 73. Ah, questa è quella nuova. Ok, mettiamo qua. Allora, stiamo migliorando. Ho promesso a Eric, no ragazzi, mi sono resa conto che questa è scarica, si può buttare. Però aspetta, questa devo vedere Davide se c'ha la ricarica, peccato. Allora, sto morendo dal caldo, questo è il telefono. Mettiamolo qua. Ragazzi, questo è un volantino della spesa.
Allora, qua che tengo scritto, si può buttare. Mamma mia, quanta roba da buttare. E niente, ragazzi, allora aspettate, io voglio fare questo fatto qua. Voglio mettere queste che ho comprato. Allora, questo facciamo una cosa. Non mi piace che si vede a me. Io ho detto, ragazzi, a me non mi piace che si vede la roba sui mobili. Quindi io so che qua dentro ci sono le chiavi, il tablet, poi questo dorato qua e questo qua. Vi faccio vedere come risulta ora la scrivania. Guardate ora. Allora, vedete dove sta questo cestino? Dove sta la mia mano? Lo vedete il cestino, questo qua? Io qua dentro metto a caricare il tablet, il telefonino, perché vedete i fili che stanno sotto? La scarpetta, la vedete? E quindi metto a caricare, perciò c'ho il cestinetto là, c'ho quel cestino. Avete visto? Poi questa qua grigia è la cassettina invece di Davide, dove c'ha tutta la sua roba. Quindi qua parte tutta la scrivania mia. Poi tengo questa frase che è troppo bella, guardate ragazze. Metti a fuoco. Non metti a fuoco. Comunque sta scritto: sono grata per il dono della salute che mi tiene in vita. E la tengo sempre scritta qua, che è la cosa più importante. Poi vedete come, quindi, come risulta ora? Fatemi sapere se vi piace. Devo andare a prendere solo lo specchio di mamma. Madonna, com'è venuta bellina. E poi c'ho la sedia, la mia sedia girevole che va sotto là. Quindi non lo so se al posto di questo tulipano io c'ho uno specchio, però se metto lo specchio di mamma è inutile che metto lo specchio pure là. Non lo so, ditemi voi se vi piace. Poi sotto magari faccio un altro video che vi faccio vedere che ho sistemato poi meglio sotto. Diciamo che era questo che vi volevo far vedere prima di tutto. Ora vado a prendere lo specchio, lo metto là e ve lo faccio vedere, lo specchio di mamma. Fatemi sapere se vi piace. Perché sennò poi sta troppo vuota. Ma allora, che ci sta qua dentro? Mi sento male. È enorme però, ragazzi, mamma mia, non lo so se mi piace. Allora, a parte lo devo pulire. Mamma mia, ma non è che Davide me lo fa cadere a terra? Tengo un poco paura, non lo so, forse non vi piace. Eccolo qua. Vedete? Ma vedete com'è bello? Questo era di mamma, lo teneva mia mamma dentro la sua camera da letto. Però lo vedo troppo grande, ragazze, non lo so. Non lo so, tengo paura che Davide mi fa qualche guaio. Che dite? Diciamo che non, forse non c'entra con. Cioè, non lo so, è ben. Allora, tenete presente, devo spolverarlo un poco. Mo. Non mi avvicino, sennò vengo vi acceco con lo specchio. Guarda, tengo l'acqua santa qua. L'acqua santa la tengo da tutte le parti io. Mettiamola qua. Allora, quindi non lo so, ragazze, vi piace? Fatemi sapere se lo specchio vi piace o no, perché se non vi piace io lo levo. Non lo so, perché può essere pure che mi dà fastidio mentre scrivo, che mi fa la luce. Vedo un poco, ragazze, fatemi sapere se vi piace. Io ho paura che Davide mi fa qualche guaio, perché quello è materiale, non sia mai cade lo specchio a terra, aiuto. Perché, mamma mia, avete capito? E quindi non lo so, ragazze, ditemi voi, però la scrivania. Perché se no metto lo specchietto mio rosa, quello piccolino, perché io ho lo specchietto proprio rosa, piccolo però. Però vediamo un poco. Comunque questa è tutta la scrivania, vedete come l'ho sistemato bello. E poi qua sta pallocchio, vedete che ho, perché qua ci deve andare la cosa di pallocchio, sta pallocchio vicino a. Vedete l'ho messo laggiù, poveretto, perché ho lavato a terra, aveva combinato un casino. E niente ragazze, fatemi sapere, mi mando un bacio, al prossimo video.